Il famigerato ultimo fine settimana del mese di luglio, data cruciale nel nostro paese per il grande esodo vacanziero, si è tutto sommato risolto in modo non apocalittico, soprattutto nel fatidico tratto dell'autostrada A4 Venezia-Trieste verso le località balneari di Veneto e Friuli Venezia Giulia e, dalla parte opposta, lungo le direttrici verso il lago di Garda, dove non si può comunque dire che il traffico non fosse molto sostenuto e in diversi tratti anche rallentato. Al confine italo-sloveno, per il flusso di mezzi diretto nelle ex repubbliche jugoslave, Croazia in testa, le attese per il transito sabato sono arrivate a superare l'ora. Il passante in questi ultimi 7-8 anni, cioè da quando è stato realizzato, ha effettivamente contribuito a snellire il flusso veicolare, mentre più a nord i lavori per la terza corsia risultano assolutamente necessari, come ha potuto constatare chi, viaggiando dal Veneto verso il Friuli Venezia Giulia lungo l'autostrada A4, è stato costretto a percorrere strettoie tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, provincia di Udine, per i cantieri di lavoro chiusi durante il periodo estivo. I cartelloni a messaggio variabile hanno fornito indicazioni utili agli automobilisti per preferire l'alternativa A57, ovvero la ex tangenziale di Mestre, rispetto alla Trieste-Torino e allo stesso passante, senza dimenticare un'altra famigerata via di comunicazione come la A22 Autobrennero, sempre molto trafficata. Dopo annate terribili, in cui abbiamo assistito a serpentoni anche di decine di chilometri, il buonsenso degli utenti per gli spostamenti vacanzieri e l'aggiornamento, per così dire, delle infrastrutture hanno migliorato la situazione generale. Del resto, almeno una volta alla settimana, episodi più o meno disastrosi testano ferocemente la capacità di tolleranza delle nostre strade, percorse quotidianamente da decine di migliaia di mezzi all'ora tra ogni giornata di lunedì e venerdì.